diverse tra di loro, addirittura divaricanti. Mi auguro che si tratti di contraddizioni di tipo hegeliano, non di tipo kantiano, quindi risolvibili con un movimento dialettico. Allora, siccome c'è un servizio d'ordine, siccome Pasprello, su quello lascia perdere, c'è chi se ne intende di più. Appunto. Il vantaggio di aver ascoltato Pasprello è che mi ha quasi rubato, ma non del tutto, una citazione che metto in un articolo che comparirà tra poco, che appunto si riferisce a un non amico, definiamolo così, cioè a Wolfgang Munchau, editorialista del Financial Times, che però, rispetto, diciamo così, a quelli della mainstream, ha il pregio di aver capito molto meglio di tutti gli altri, anche di buona parte della sinistra, la vera natura, non solamente finanziaria, di questa crisi economica, che ripeto è una crisi economica mondiale. Se perdiamo di vista questo aspetto, la discussione secondo me approda inevitabilmente a soluzioni sbagliate. Poiché quello che scrive Munchau è tutto quanto io voglio dire, essendo un noto moderato in politica, faccio una citazione testuale. Il 28 aprile scrive Munchau: paradossalmente, la sola maniera di rendere sostenibile la posizione attuale dell'Italia nell'Eurozona consiste, in linea di principio, nella capacità di essere pronti a lasciare l'euro. Se invece, per principio preso, il governo italiano scarta questa opzione, aumenta davvero per l'Italia la probabilità di uscire dall'euro, perché ci sarà una minore pressione sui paesi dell'Eurozona nell'attuare i cambiamenti necessari. Questo è l'essenza di tutto quello che voglio dire. Siccome sono per restare nell'euro, poi cercherò di spiegarvi il perché, l'unica maniera per restarci è quello di tirare la corda fino al momento di andarsene, il che inevitabilmente comporta il fatto che non ci si può muovere solamente in una linea concettualmente di internità, che io chiamerei, diciamo così, la linea della furbizia, la linea della necessità che acquista il cervello, la linea delle varie soluzioni possibili all'interno di un quadro dato come inamovibile. Oddio, non dico che non sia possibile, non sia intelligente muoversi in questo quadro. In fondo Draghi ha potuto fare quello che ha fatto senza modificare né l'articolo del Trattato di Maastricht che regola il comportamento della Banca Centrale Europea né il regolamento della Banca Centrale Europea. È un po' forte però attribuire il merito a Draghi della diminuzione dello spread. Vedo molto di più come merito, se di merito si tratta, un paradosso però reale della storia, cioè il governo di centrodestra di Shinzo Abe in Giappone, che rilancia l'economia per cercare di far uscire in quel paese da una stagnazione quindicennale, e quindi immette, avendo lui una banca centrale naturalmente, liquidità nel sistema economico, comporta anche un abbassamento, un azzeramento praticamente del valore dei titoli di Stato giapponesi, e i capitali ingenti che stazionano nel sollevante riprendono la via verso territori dove il rischio è maggiore e però anche la possibilità di guadagno maggiore senza ancora essere disperati, ed è il caso appunto dei titoli di Stato italiani, dei titoli di Stato francesi o persino anche dei titoli di Stato spagnoli. Quindi gli effetti paradossali di una politica di un governo di centrodestra però non deficiente possono avere degli effetti positivi, anche se del tutto secondari rispetto ai suoi disegni altrove. Ma chiudendo questa parentesi, voglio però dire allora che questa frase di Munchau, questa posizione, non va limitata semplicemente a scovare dei margini. Anch'io sono o ero, lo scrivevo su Liberazione a suo tempo quando facevo parte di questo vostro partito, per la vendita, seppure parziale, dell'oro d'Italia, visto che siamo la quarta potenza aurifera nel mondo. Eppure, essendo vero che le convenzioni internazionali impediscono una vendita massiccia dell'oro sul mercato, è pur vero che interi paesi come l'Italia,
terra se ne sono disfatti, perché hanno capito che anziché la barbara reliquia serviva in un modo o nell'altro liquidità per finanziare il sistema. Per cui si potrebbe fare anche questo, il paese non ne soffrirebbe affatto, oppure metterlo a base come garanzia, come proponeva Quadro Curzio e Prodi, vedete quanto sono moderato, degli euro bond. Meglio di niente, insomma, voglio dire, meglio che soffrire, come diceva un economista americano, della terza forma peggiore di crisi, cioè della crisi di stupidità, cioè quella di ripetere gli errori che la storia ha già dimostrato come tale. Quello che fa Saccomanni quando dice il deficit del 3% è invalicabile, o quello che fa Letta quando corre ad assicurare la Merkel e Barroso, poi fa un giro anche di Hollande per tenerselo un po' buono, per dire che l'Italia rimarrà all'interno della lettera che il capo della Trilateral Commission, di cui Letta e Marta Dassù fanno parte, Jean-Claude Trichet, scrisse insieme a Mario Draghi il 5 agosto del 2011 al morente governo Berlusconi. Quindi tutto è predefinito. Ma il punto importante è che bisogna forzare la mano, tirare la corda fino al rischio di romperlo, proprio perché c'è un mito che Porcaro non ha citato, ed è il mito che l'Europa sia un soggetto economico. Se continuiamo a pensare così, a mio modestissimo avviso, la dico così per ragioni di brevità, vedendo le conclusioni di Fete, sbagliamo completamente l'analisi. Prendi la tessera. Neanche se me la fai. L'Europa è un soggetto politico da un bel po' di tempo a questa parte, a tutto tondo. Che poi faccia una politica che non ci piace, questa è un'altra questione, ma non siamo più all'Europa della CECA o del mercato comune europeo. Si è creata negli ultimi mesi, negli ultimi due anni, un sistema di governance europea ademocratica che esprime una politica, che è la politica dell'adesione integrale al neoliberismo nell'epoca della crisi mondiale del neoliberismo e della persistenza della teoria dell'austerità temperata vocalmente, cioè solo con le parole, e con l'idea del binomio austerità più crescita, binomio che, come tutti gli economisti sanno, è assolutamente impossibile e dunque falso e dunque è falsificato dalla storia. Perché se io introduco il fiscal compact, non è che dico semplicemente che vale la lex mercatoria, non è che dico semplicemente che sono per il laissez-faire, non è che dico semplicemente il mercato al primo posto faccia quello che vuole, no, dico che io, entità economica europea, con un sistema sanzionatorio automatico in caso di disgressione rispetto a quelle norme, introduco il principio della mia pervasività nella formazione dei bilanci nazionali, essendo essi la legge fondamentale sul quale si fonda la sovranità e quindi lo Stato nazionale per come l'abbiamo conosciuto. Se oltre al fiscal compact ci aggiungo il Tupac, per cui non solo faccio questo, ma in anticipo stabilisco una roadmap per cui entro una certa data il governo italiano deve inviare la legge di stabilità, la vecchia legge finanziaria, a un gruppo di commissari europei, i quali la valutano in anticipo rispetto al Parlamento e possono determinarne delle modifiche qualora essa non risulta congrua rispetto agli obiettivi generali di stabilità, faccio la politica economica di tutti i paesi. E la politica economica, almeno questo Marx ce l'ha insegnato, è la sostanza della politica politicienne, fino a prova contraria, della politica politica. Allora siamo di fronte a un organismo che è perfettamente politico, questo è il punto, e dentro il quale noi già siamo. Non è che possiamo scegliere a nostro piacimento lo spazio dove esercitare la lotta di classe, ci piace di più farlo sul versante, già ci pensano le masse arabe del sud del Mediterraneo, o buttiamo l'occhio in America Latina perché ci sono più simpatici, ci sono loro a farlo. Il nostro ambito è questo, il nostro nemico, il nostro avversario nel senso politico profondo è la Commissione Europea, cioè è questo sistema di governance prevalentemente non elettivo, con la rara eccezione
nel Parlamento europeo, che appunto non conta niente, contro cui dobbiamo esercitare non semplicemente una pressione, ma lo sviluppo di una grande lotta politica e di massa. Questo mi pare il punto. Allora, il valore della citazione di Munchau è quello di, secondo me naturalmente, è quello di risolvere dialetticamente la contrapposizione se dobbiamo stare nell'euro o se dobbiamo uscire dall'euro. Perché in ogni caso, sia i movimenti o le persone che pensano di restare nell'euro, sia quelli che pensano che ne debbano uscire, si trovano a dovere comunque condurre un percorso non breve assieme contro queste autorità politiche che gli impongono una linea politica di un certo tipo. Poi si vedrà, voglio dire, il famoso piano B, che pare tanto a voi rivoluzionario, l'ho sentito nelle riunioni con esponenti della sinistra del PD che continuano a dire bisognerebbe pensare a un piano D, e gli ho detto pensiamo a questo piano D, ma no, lo devono pensare i dirigenti politici della sinistra, mica noi economisti, ma buonanotte, ma chi volete prendere in giro? Non c'è un dirigente politico della sinistra in grado di pensare a un piano B dentro in un concesso che esso esiste. Se c'è qualcuno è la comunità degli intellettuali, degli economisti che in questi anni hanno suggerito inascoltati, a cominciare dalla questione della stabilizzazione del debito, e non voler riaprire polemiche con gli amati compagni del mio ex partito nel primo governo, nel secondo governo Prodi, suggerendo di volta in volta soluzioni che erano perfettamente praticabili e che la politica di sinistra, o per incapacità culturale o per tatticismo inveterato, non ha voluto portare avanti con la necessaria radicalità. Ma intanto che arriviamo all'elaborazione del piano B, che è una cosa complessa, quanto cammino abbiamo da fare assieme? Guardate che io sono molto d'accordo con la conclusione di Brancaccio. Adesso è andato via, non posso dire che secondo me ha modificato posizioni rispetto ad alcune che ho letto prima, perché sarebbe indelicato, ma è esattamente quello che io penso e gliel'ho detto mentre lui se ne andava, perché forme di protezionismo così come le aveva enucleate in una certa fase della discussione mi sembrano estranee alla relazione che ha fatto oggi. Quando Brancaccio ti scrive guardate che le conseguenze saranno devastanti per l'uscita iniziale dell'euro, per cui bisognerebbe A. avere immediatamente un meccanismo di indicizzazione totale dei salari, B. bloccare la fuga di capitale all'estero, C. bloccare il movimento dei conto correnti. Io gli dico sì, è tutto vero, ma questo è un problema di governo, che lo fai con il servizio d'ordine della FIOM davanti agli sportelli bancari, che è l'unico che esiste che a mia conoscenza dei servizi d'ordine attualmente in vigore ed è funzionante e funzionale, ma non lo fai mica con quello, lo fai con un governo, anzi devi essere Stalin altro che per fare una cosa di questo genere. Cioè è un programma di governo, io non mi spavento, visto che non ho abbandonato la contrapposizione filosofica tra governo e opposizione, però bisogna capire di che cosa si sta parlando. Allora dico, perché non sviluppiamo tutta questa forza, tutta questa energia che diciamo d'avere e che in realtà in parte immaginata più che avuta, comunque desiderata, che possiamo costruire intanto per creare rapporti di forza diversi dentro lo schieramento della UE ai fini di provocare una modifica delle politiche della UE, e poi se questo non basta al fine di poter affrontare da sinistra il tema di una eventuale fuoriuscita dall'euro. Questo è il ragionamento di buon senso che vorrei banalmente e semplicemente porgere. Ora è evidente che questa diciamo così politica deve essere aggressiva, deve partire dal presupposto storicamente fondato e dimostrato, ad esempio, per dirne una, che tutti i grandi debiti non sono mai stati pagati dalla storia, nel corso della storia. Potrei dire anche il contrario, e cioè che non è vero che i debiti non sono mai stati pagati integralmente. Anche Lenin, quando fece la cosa dei debiti, no debito, dopodiché appunto finito molti anni dopo, intendiamoci, la Russia per rientrare sul mercato finanziario mondiale dovette, ma in misura molto minore, qualche debito pagare. Però l'esempio più clamoroso è esattamente quello della Germania. La Germania negli anni 40, se le notizie che ho in mano sono errate, come ogni tanto può succedere ovviamente, aveva un debito
nel rapporto, un rapporto debito PIL pare al 675%. 10 anni dopo, cioè all'inizio degli anni 50, il rapporto scende al 12%. Ora voi mi direte, bella forza, perché ci fu il piano Marshall, perché faceva comodo agli americani una ricostruzione economica e quindi anche politica della Germania in funzione antisovietica. Tutto vero, ma la cosa più vera è che qui siamo di fronte alla revisione del debito del 93%. Quindi in linea non solo teorica, ma delle esperienze storiche passate, il taglio del debito è una cosa praticabile in una dimensione riformista, non solo in una dimensione rivoluzionaria, se, come giustamente dice Giovanni Mazzetti, alle parole restituiamo il valore semantico originario, cioè dove il riformismo significa cambiare l'esistente in positivo e non invece tagliare i diritti dei lavoratori. Allora io penso che noi ci dovremmo e ci potremmo muovere su questa strada. Ultima considerazione: la strada che io propongo ha oltretutto un altro pregio, di non basarsi solo sulla speranza che i tedeschi vincano le elezioni, i tedeschi buoni, diciamo così, speranza ridotta molto al lumicino stando agli ultimi sondaggi, ma invece si fonda sulla speranza sperimentata che si crei in Europa, anche in vista delle prossime elezioni del 2014, una rete di movimenti reali, capaci di praticare un europeismo di sinistra, capaci di elaborare non semplicemente parole d'ordine e slogan, ma anche programmi articolati e temporizzati, perché come diceva Mendes Franz, quando vi parlate di un programma ditemi la data, perché che mi dite gli obiettivi sono capaci tutti, la data, quando si può fare quella roba lì ragionevolmente, con quale successione, con quale meccanismo reale introdotto nei movimenti della società. E quindi si basa appunto su questa possibilità di mettere assieme un vero e proprio movimento a livello europeo che del tema della lotta contro l'avversario politico, politico tout court, Unione Europea e i suoi organi ademocratici, pone il suo obiettivo preciso. Il movimento No Global nacque nel 1999, con tutti i prodromi precedenti, d'accordo, a Seattle, unificando movimenti tra loro diversissimi, come i movimenti campesini o gli operai o gli studenti o i fancazzisti di tutto il mondo, perché aveva individuato un obiettivo, che era il WTO, non era l'obiettivo e il nemico ultimo, un marxista avrebbe detto c'è molto di più da scavare, però quell'obiettivo, quell'avversario, quel target funzionò da collante e da elemento di sviluppo della situazione. Quindi io mi auguro, dietro il compagno Tsipras, di poter riuscire ad avere nelle prossime elezioni del 2014 un programma e una rete di movimenti all'altezza della possibilità di costruire una simile opposizione su scala continentale. Grazie.